Buongiorno amici di Aventura, di Mondo Radio e da oggi anche di Cassino Green che con entusiasmo ha deciso di contribuire ad estendere la visibilità di questo progetto che stiamo portando avanti, ossia di far conoscere l'Italia segreta. Oggi voglio raccontarvi di Foggia, una città che, essere onesti, non gode di tanta fama, sia culturale, sia di quieto vivere. Sappiamo bene che negli ultimi anni ha avuto dei problemi di cronaca nera e anche dal punto di vista artistico. Il problema di Foggia è che si trova nella stessa regione in cui si trova Lecce, si trova Bari, Brindisi, anche Taranto, Alberobello, Ostuni. Ecco, da questo punto di vista Foggia si trova obiettivamente un gradino più in basso, ma ciò non significa che non meriti di essere vista. Quando racconto l'Italia segreta, non sto dicendo che tutta l'Italia sia bella nello stesso modo e che Foggia mi dia le stesse emozioni di Lecce o di Roma. Dico che anche a Foggia c'è del bello e che nel momento in cui stiamo passando da quelle zone, secondo me valga la pena fermarsi almeno a mezza giornata per visitare tutto ciò che Foggia può offrire al turismo. Passeggiando per la città ho visto questa chiesa delle croci, un qualcosa che è inaspettatamente interessante, ed entrando all'interno trovi una specie di giardino con 5 porte rappresentanti la Via Crucis, e alla fine di questo percorso trovi una chiesetta. Vale la pena di entrare e di perderci un'oretta per visitarla bene. Il centro storico di Foggia è veramente interessante, non solo ha delle chiesette e dei palazzi interessanti, anche la cattedrale, soprattutto dall'esterno, è molto bella. Io non ho avuto l'opportunità di entrare perché in quel momento era chiusa, ma solo a vederla dall'esterno mi ha reso l'idea di come potrebbe essere dall'interno. E all'interno del centro storico ci sono anche diverse case che sembrano quasi in decadenza. Hanno un po' di umidità, hanno del muschio, hanno delle ringhiere dei balconi arrugginite. Tutto questo può sembrare un qualcosa di brutto, ma in realtà, messe nel contesto di un centro storico, le danno quel valore aggiunto, quel tocco di classe e di eleganza che mi fanno sentire ben accolto in un centro storico. Il compositore Umberto Giordano è figlio di Foggia, tanto che la città gli ha reso omaggio dedicandogli una piazza che è forse tra le più belle della Puglia. All'interno ci sono una decina di statue e la principale raffigura proprio Umberto Giordano. Continuando la passeggiata, ci si trova davanti a una rotonda con una fontana al centro, e proprio di fronte a questa rotonda c'è il colonnato che dà l'accesso a Piazza Voitila, che più che una piazza è un vero e proprio parco. Sembra un viale alberato con una collinetta fatta a mo' di bosco. È molto strano, veramente molto strano. Io ho visto l'imbrunire in quella piazza e devo riconoscere che quelle luci calde date dai lampioni mi ha fatto sentire tranquillo, mi ha dato una sensazione di tranquillità che pochi altri posti fino a quel momento mi avevano donato. Purtroppo non ho fatto in tempo a visitare la tomba della Medusa, che è uno scavo archeologico che si trova all'esterno della città e che forse, dalle recensioni che ho letto su internet, sembra essere la parte più interessante della città. In tutto questo mi sento di ringraziare profondamente Ciro, questo signore foggiano che ha avuto la pazienza di ospitarmi, di chiacchierare con me, di farmi passare una serata piacevole e di mangiare una buona pasta al pomodoro. Non so perché, ma trovo sempre della brava gente disposta ad ospitarmi, a farmi pernottare, ed è questa la parte più bella dell'Italia segreta che sto conoscendo in questi giorni. Come solito voglio chiudere con una curiosità riguardante Foggia. Se avete modo, visitate i Frantoi Iprogei, visitate quella foggia sotterranea che è nascosta e che non sempre è accessibile. Cercate di trovare qualcuno che possa farvela conoscere. Grazie ancora a Mondo Radio, grazie ancora a Cassino Green e grazie ancora a tutti voi, comunità di Aventura, che mi supporta, che condivide questi video e che mi fa sentire ben accolto in questa nostra grande e amata Italia. Ciao, al prossimo appuntamento!